Ciao a tutti, buonasera, benvenuti a Leggera Euforia di stasera. Siamo al 28 settembre, venerdì, e stasera facciamo un esempio di quello che si può leggere su tutte le agenzie che vengono principalmente ora in italiano, tutte le agenzie che vengono selezionate se uno per un giorno, per esempio oggi, seleziona la parola droga e narcotraffico. E vediamo poi, rimanendo sempre comunque a quelli che sono gli articoli in italiano, a quello che esce in italiano, quanta materiale di tanti generi diversi e su tanti argomenti diversi che si può trovare. E in primo luogo, per esempio, con la parola narcotraffico, la prima parola che esce è un ulteriore arresto di un boss del narcotraffico in Messico. Se ne è parlato anche l'altra volta che ci siamo sentiti. Vi ho raccontato di tutte le ultime operazioni che ci sono state in Venezuela, in Messico, di vari svariati arresti, e ogni volta che vengono sbandierati come il più grande capo del cartello del Golfo, il più grande boss del narcotraffico. Ormai, se tutte le volte fosse vero, voglio dire, ormai dovrebbe essere completamente debellato il narcotraffico perché si susseguono uno dopo l'altro. E nell'articolo dice infatti: uno fra i più ricercati boss messicani del narcotraffico è stato arrestato questa volta a San Luis Potosí, nel nord del Messico. Ivan Velasquez Caballero, conosciuto anche con i nomi del Taliban, questo è veramente buffo, El Taliban, era uno dei capi della Zetas, un violento gruppo criminale che gestisce il narcotraffico fra Messico e Stati Uniti. Noi abbiamo visto l'altra volta, quando abbiamo parlato del processo al generale appunto messicano, abbiamo visto che fra le organizzazioni più forti e più diffuse su tutto il territorio nazionale del Messico c'è appunto Los Zetas, e l'altra sono i Cavalieri Templari, Caballeros Templarios, ce ne sono anche altri naturalmente, però diciamo che queste sono quelle un pochino più forti e più potenti. E quindi un ulteriore arresto ancora un'altra volta, naturalmente aveva una taglia questo di 30 milioni di pesos e quindi circa 2 milioni di dollari, quindi circa la metà di quelle taglie che abbiamo visto l'altra volta, che erano tutte da 5 milioni di dollari. Questo costava un pochino meno, e comunque fa parte sempre di tutte queste operazioni di polizia che poi costano una cifra, a parte la taglia che è stata messa e che comunque è stata pagata, naturalmente, che sono 2 milioni di dollari, ma anche tutte quelle che sono le indagini, tutto quello che è il dispendio di energie e denaro, cioè è veramente enorme. Purtroppo, come si diceva l'altra volta, poi queste operazioni servono un po' a poco, nel senso che naturalmente per un capo così di livello medio-alto che viene arrestato, naturalmente ce ne sono almeno altri 5, se non 10, che spingono e che combattono per prenderne posto, e quindi alla fine non è che poi il risultato poi finale, gli effetti di ciò che si vorrebbe ottenere, cioè la riduzione del narcotraffico, non sono poi così eclatanti né così forti. Si passa poi alla notizia dalla Calabria: droga, 43 fermi nel Catanzarese, due filoni di indagini per seguire il narcotraffico. Ed ecco appunto, infatti, anche questa è una notizia che ci arriva sempre sulla parola di ricerca narcotraffico. E qua si parla invece di un'operazione tutta italiana, sempre comunque un'operazione di polizia naturalmente, due filoni di indagini che hanno portato all'operazione eseguita questa mattina dalla Guardia di Finanza con 43 fermi per narcotraffico. La prima è denominata White Beach, nome del lido balneare dove alcuni indagati erano soliti incontrarsi, e ha tratto spunto dall'arresto di Vincenzo Giuseppe Pignola, avvenuto a Rossano, Cosenza, nel 2009, perché trasportava 3 chili di cocaina nella sua auto. Dunque, a distanza dal 2009, adesso nel 2012, l'attività investigativa ha consentito di accertare che l'uomo aveva prelevato lo stupefacente a Rugliano, in provincia di Napoli, e lo stava trasportando verso Cirò per conto di un'associazione criminale del luogo. Il capo di questo gruppo si valeva anche di familiari per portare avanti l'attività illecita. Nel corso delle indagini sono stati individuati diversi canali di approvvigionamento e smercio della droga anche in Toscana e nel Lazio. La successiva inchiesta, Miseria e Nobiltà, è pochissimo i nomi che danno a queste inchieste, ha portato a nuove scoperte sui personaggi coinvolti nel narcotraffico, con legami tra Roma e Lamezia Terme e con il Crotonese. Ecco, qui abbiamo un esempio proprio di una notizia ancora meno importante, diciamo, di quella che veniva data per il Messico, perché quello comunque era un capo di un cartello vero e proprio, era un personaggio di medio-alto livello nello Zetas. Qua si parla di un, a tutti gli effetti sembrerebbe un poverello, perché alla fine 3 kg di cocaina nella sua auto,
insomma, è un piccolo lavoro di corriere medio, non è nemmeno, qui non si tratta nemmeno di essere un grande narcotrafficante, perché 3 chili veramente rispetto alla quantità di cocaina che gira attraverso il narcotraffico, anche in Italia c'è veramente una quantità ridicola. Vengono sempre sbandierate come quantità enormi, in realtà sono quantità piuttosto basse se pensiamo che il traffico poi ammonta a quintali e a tonnellate. E quindi comunque viene appunto descritta questa operazione come fondamentale per la risoluzione dei problemi del narcotraffico al sud, che invece noi sappiamo che sono molto più importanti e che sicuramente con l'arresto di una persona che trasportava nel 2009 3 chili di cocaina non è anche qua che sia cambiato molto rispetto alla situazione precedente. Calabria, c'è un altro servizio sulla Calabria, operazione contro il narcotraffico, 43 arresti, e molto probabilmente qui parliamo della stessa operazione, forse. Vediamo un po'. Catanzaro, una vasta operazione contro il narcotraffico in corso questa mattina in Calabria. Il nucleo di polizia tributaria di Catanzaro sta eseguendo 43 provvedimenti restrittivi nei confronti di indagati dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche internazionali. C'è anche un prestigioso complesso immobiliare nel comune di Cirò Marina, Crotone, fra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, nell'ambito dell'operazione che ha portato a 43 fermi per narcotraffico. La struttura originariamente doveva ospitare una casa di cura, ma poi è stata ammodernata per adibire la struttura ricettiva, hotel e ristorante, e per aprire una discoteca. Si immagina naturalmente tutto con i soldi del narcotraffico, perché altrimenti non l'avrebbero sequestrato. In totale il sequestro ammonta a 50 milioni di euro, sigilli anche a 51 fabbricati, 6 terreni, 26 attività economiche, 3 ditte individuali e società, 58 automezzi, svariate quote societarie e polizze assicurative. E qui già la notizia è un po' più allargata rispetto a quella iniziale che abbiamo visto. Quando ci aveva detto lo singolo arresto di una persona che nel 2009 trasportava 3 chili di cocaina, qua diciamo che c'è lo smantellamento comunque di un gruppo, di un'associazione a delinquere, di un gruppo comunque ben organizzato, e anche il sequestro di diversi beni che erano stati acquistati attraverso il narcotraffico. Certo, pur trattandosi di un'operazione un pochino più in grande, diciamo, rispetto a quella che veniva descritta nella prima agenzia, siamo sempre comunque su un livello, come si diceva prima, in Messico, per cui poi alla fine, per questo che viene arrestato e per questa associazione che viene fermata e sgominata, naturalmente ci sono un'altra dozzina come minimo di persone che si fregano le mani tutte contente, perché da domani lavorano loro, essendo appunto stata sgominata questa banda. Sempre sul narcotraffico, sulla parola narcotraffico, troviamo un'altra notizia internazionale. Colombia, i milionarios vogliono rinunciare agli scudetti targati narcotraffico. Dalle nostre parti l'idea che una squadra possa rinunciare spontaneamente a 2 scudetti contestati, senza nemmeno una sentenza della magistratura o la pressione dell'opinione pubblica, può suonare come fantascienza. Eppure quello che sta accadendo in Colombia, dove i Millonarios di Bogotà, il club più titolato del paese, hanno annunciato l'intenzione di restituire i titoli conquistati nell'87 e nell'88. La ragione? In quegli anni la società era controllata dal boss Gonzalo Rodriguez Gacha, che aveva trasformato il club in una lavatrice dei soldi provenienti dal narcotraffico. Si tratta dunque di scudetti sporchi che poco hanno a che fare col merito sportivo. La discussione è ancora in fase preliminare, ma stiamo ragionando sulla possibilità di conservare solo i titoli conquistati in modo onesto, ha fatto sapere il nuovo presidente dei Millonarios, Felipe Galtán. Il club non sembra intenzionato a fermarsi nemmeno di fronte alle inevitabili polemiche nate a seguito dell'annuncio. Siamo di fronte a una questione di etica, ha detto Galtan. E questo, beh, è interessante perché veramente, come dice giustamente nell'articolo, bisogna vedere quanti avrebbero il coraggio di rinunciare a dei titoli vinti unicamente perché magari è venuto fuori che sono stati vinti in maniera disonesta. Io niente, non dirò niente, non farò facili confronti con squadre italiane, mi tacerò, però comunque qualcosa mi viene in mente, non che non riguarda la droga naturalmente, ma altri tipi di illeciti che sono stati commessi da alcuni club. Allora, qui poi sempre sul narcotraffico si ritorna di nuovo alle operazioni di Catanzaro che vengono descritte a seconda degli articoli in un modo o nell'altro. Comunque qui c'è un'altra notizia, sempre un'altra agenzia, sempre sulle operazioni White Beach e Miseria e Nobiltà. Quindi avevamo visto White Beach, sempre operazione eseguita in Calabria. White Beach era quella dal nome della spiaggia dove si riunivano i, insomma,
diciamo, i cospiratori del narcotraffico e Miseria e Nobiltà è stata l'altra operazione. Catanzaro, in collaborazione col Servizio Centrale di Investigazione, ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 43 persone, quindi non si parla soltanto dell'arresto del 2009, ma di 43 persone. Si ripete il discorso di White Beach dal nome del lido balneare e si ripete il discorso del sequestro e naturalmente. Si parla comunque come effettivamente sì, diciamo, questi arresti, 43 arresti e questa serie di sequestri derivano proprio esattamente da quell'arresto del 2009, evidentemente poi attraverso quello che hanno potuto ricostruire, attraverso sì, i contatti che hanno potuto ricostruire di questo primo arrestato. Si sono viste anche le ramificazioni di questo traffico anche al di fuori della Calabria, soprattutto fra Lazio e Toscana. Ci sono dei canali, sono stati proprio scoperti dei canali, un primo canale che faceva capo, e qui abbiamo tutte delle iniziali, in realtà è giusto perché poi fino alla fine del processo non dovrebbe essere consentito pubblicare nomi e cognomi delle persone, noi spesso invece vediamo, purtroppo specialmente nei giornali di provincia e quindi nei paesi piccoli, dove la cosa poi risulta ancora peggiore per chi la subisce, spesso vediamo nome e cognome di persone che magari avevano 2 grammi di hashish, 20 grammi di hashish, una pianta nell'orto, e noi li vediamo esposti al pubblico ludibrio con nome e cognome, specialmente nei piccoli giornali, qui devo dire molto correttamente invece si mettono le iniziali soltanto perché. Dicendo appunto che sono segnati con le iniziali giustamente queste persone e appunto si continua con la descrizione di questa operazione di polizia. Devo dire, questo è un articolo molto più approfondito. Si parla non soltanto di cocaina, ma anche di metanfetamina, di efedrina, di anfetamina e ci sono anche dei sequestri che sono stati eseguiti su dei carichi in arrivo. Che partendo dall'Iran giungevano in Australia dopo aver attraversato vari paesi europei. E quindi i corrieri erano tutti spagnoli, e insomma c'è un approfondimento un po' su questa operazione dei 43 arresti in Calabria. Un'altra notizia, che a questo punto si parte con le notizie che si trovano, quelle sul narcotraffico, si esauriscono qua per oggi naturalmente. Quindi una dalla Colombia, una dal Messico e 3 dall'Italia, che però erano 3 notizie riferite tutte alla stessa vicenda. Si parte qua con i risultati per droga. Questo è tanto per dare un esempio di come si può, diciamo, avere un quadro a volte anche molto preciso, semplicemente digitando alcune parole di ricerca e vedendo per quel giorno i risultati che ci sono, si può avere un po' un quadro, anche perché si trova molto raramente degli articoli di informazione, degli articoli di dibattito, si trovano più che altro operazioni di polizia che appunto vengono poi vantate come risultati delle politiche proibizioniste. Quindi droga per la Trieste, bene, 11 arresti. Traffico e spaccio, sgominato una banda al termine di quasi 2 anni di indagini, in manette, e anche qui non è certo una cosa nuova, anche un poliziotto. Ora andiamo a approfondire questa di Trieste. L'ultimo è stato arrestato ieri mattina, è un poliziotto, fino a pochi giorni fa era in servizio a Belluno. Si chiama Federico Ceppi e ha 35 anni. Ceppi lo scorso anno era stato assolto in appello dall'accusa di aver spacciato cocaina e hashish, la fine di un incubo, aveva detto il giorno in cui era stata pronunciata la sentenza. Ma 6 mesi dopo, ieri appunto, secondo le indagini coordinate dal PM Maddalena Chergia, nell'incubo ci si è ricacciato da solo, ancora cocaina per allietare le serate della Trieste, bene, e forse aggiungo io anche perché anche per lui evidentemente era interessante questo fatto di poter gestire un giro di cocaina, perché forse, io dico forse, magari poi lo leggiamo anche, molto probabilmente anche lui ne faceva uso e quindi il fatto di commerciarla gli rendeva più facile poi anche il consumo. Faceva parte di una banda, questo appunto arrestato, che per mesi ha spacciato cocaina in città. E va bene. Sequestrati 110 grammi di cocaina, sempre una quantità molto, molto piccola, diciamo, rispetto. Qui, ecco, qui per esempio gli arrestati sono tutti citati con nome e cognome, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, tutti col nome e cognome messi sul giornale. E
tutto sommato non è nemmeno giusto, perché è vero che ad alcuni di questi è stato sequestrato all'interno dello studio ufficio 3 chili di hashish e 144 pastiglie di ecstasy, certo, però non a tutti è stato sequestrato qualcosa e alla fine poi non è che il fatto di per sé del sequestro dimostri la colpevolezza di una persona, tant'è vero che si fa comunque un processo, e quindi in questo caso invece qui abbiamo una mezza dozzina di persone che ormai, anche se fossero entrate, diciamo, nelle indagini di striscio e non avessero responsabilità dirette, sono definitivamente consegnate all'opinione pubblica come spacciatori e narcotrafficanti. Altra notizia, sempre su droga, da Genova, sempre notizie di sequestri, naturalmente. Sequestro in porto 66 kg di hashish, la Guardia di Finanza. Due operazioni, in entrambe finanziarie stavano controllando gli sbarchi dei passeggeri da traghetti di linea provenienti da Tangeri. 66 kg di hashish sequestrati nel porto di Genova dalla Guardia di Finanza nel corso di due operazioni. Nel primo caso sono stati insospettiti dall'eccessiva apparente rigidezza degli pneumatici dell'autovettura fermata, segno della possibile presenza di corpi estranei all'interno della gomma. Il sospetto si è rivelato fondato perché lo smontaggio delle quattro ruote ha permesso di trovare suddivisi in panetti 41 kg di hashish. E ora è vero naturalmente che a volte, semplicemente battendo sui pneumatici, questo lo vediamo fare sui traghetti, un'operazione di polizia abbastanza comune. È vero che a volte riescono a scoprirli con questo metodo, è anche vero che a volte ci sono semplicemente delle soffiate, per cui sanno già che andranno a trovare poi negli pneumatici quel tipo di sostanza, magari poi però scrivono che l'hanno trovato notando la rigidezza delle gomme, perché naturalmente non sempre si può scrivere di aver avuto delle soffiate da parte di informatori che comunque la polizia naturalmente deve proteggere, non può certo mettere diciamo, in pubblico. Nel secondo caso, ad attirare l'attenzione dei militari, sono stati alcuni graffi notati sulla carrozzeria dell'autoveicolo sotto controllo, indici di una possibile manomissione delle lamiere. E infatti i cani antidroga hanno segnalato la presenza di stupefacente, trovato nei doppi fondi, nei longheroni dell'automezzo, centinaia di ovuli di hashish di piccole dimensioni, del peso globale di 25 kg. Ora sì, anche qui naturalmente la stessa osservazione che abbiamo fatto anche sulle altre notizie, che facciamo molto spesso: 41 kg di hashish e 25 kg di hashish è veramente un sequestro ridicolo per quello che è poi il traffico, no, ma nemmeno globale, il traffico italiano, diciamo, di un giorno. Tutto quello che in un giorno gira in Italia, sicuramente un sequestro in tutto di 66 kg di hashish non ha cambiato di un centimetro quello che è il narcotraffico e quello che è il giro di affari intorno al narcotraffico. Operazione antidroga, un'altra ancora, sempre cercando droga, abbiamo un sequestro, un arresto, sequestrati 400 grammi di hashish ai domiciliari un quarantenne italiano a Cava dei Tirreni, già noto alle forze dell'ordine, bloccato con droga e una pistola giocattolo. Fermato con 400 grammi di hashish, una pistola giocattolo dalla Guardia di Finanza con tappo rosso rimovibile ed altre munizioni, l'uomo quindi posto agli arresti domiciliari. Ora naturalmente vedo il tempo, 21 e 28, siamo già, diciamo, abbastanza oltre col tempo, anche perché credo, Claudia, sai se sti cani antidroga sono tossici? Eh sì, cani antidroga purtroppo, cioè più che tossici, diciamo che hanno imparato a associare, no, tossici hanno imparato ad associare il piacere a quell'odore, un po' come si allevano i cani da tartufo. Se si può dire che il cane da tartufo è tossico di tartufo, sì, si può dire anche che c'è una forma di tossicità. Più che altro, sì, loro hanno imparato ad associare all'odore della droga esattamente una cosa piacevole, una cosa gradevole, e quindi in questo senso sono assuefatti. L'addestramento a volte comprende anche la sottrazione del cane alla droga, sicuramente. Però ora, nei particolari, bisognerebbe essere. Non me la sento di risponderti che è sempre così, perché non sono sicura, e quindi non sono. Non me la sento, diciamo, di rispondere che sia sempre in questo modo. Allora, vedo che qui ho un messaggio: finisce alle 21:40 e mezz'ora. Ah, ok, allora vado ancora un pochino avanti. Allora, andiamo avanti sempre. Io spero che sia gradita questa maniera di condurre la trasmissione di stasera. Diciamo, non l'ho molto preparata. Ho deciso proprio di fare una serata in cui si prendevano a caso
le agenzie che uscivano appunto con le parole di ricerca droga e narcotraffico, per farsi un po' un'idea. Vedete che fino adesso sono 20 minuti che le stiamo leggendo, siamo quasi arrivati in fondo, non è venuto fuori un solo articolo che riguardasse o un dibattito o una discussione sulle politiche che possono essere messe in atto, non è arrivato un'analisi del fenomeno, soltanto una serie infinita di operazioni di polizia compiute in Italia, all'estero e ovunque. E quindi ci risiamo, altra notizia: Foggia, droga in carcere, arrestata una donna. Sorpresa durante il colloquio con il marito, a scoprire lo stupefacente è stato un cane antidroga. È stato un cane antidroga della polizia penitenziaria a scoprire una donna di Ostuni, di 30 anni, che cercava di introdurre droga all'interno del carcere di Foggia durante il colloquio col marito. Il cane, di nome Otto, qui ci dicono anche il nome del cane, Otto, ha fiutato la droga che la donna nascondeva, 15 grammi di hashish. La donna è stata arrestata con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Cioè, qui abbiamo una povera donna che va a trovare il marito in carcere e che gli porta un piccolo genere di conforto, perché qui non si parla di dipendenza. Sicuramente, casomai si può parlare di vendita, casomai può darsi che magari arrotondasse il marito vendendolo anche a qualcun altro in carcere, come può darsi che semplicemente la volesse per far passare un po' meglio quel tempo che noi sappiamo benissimo nelle carceri italiane è così miserabile e così triste. E naturalmente cosa è successo? Che anche la moglie adesso è arrestata e adesso chissà chi glielo porterà, l'hashish in carcere, forse fratelli, sorelle, figli, comunque grande operazione di polizia, droga in carcere, è arrestata una donna con 15 grammi di hashish che li porterà il marito in carcere. Si continua sempre sulla parola droga, 19 arresti a Bosco Reale, come vedete non è che si esce molto da questa tivitera praticamente di arresti, 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 tutti frammentati, 19 qua, 43 là, 2 là, 1 là, e diciamo che non ci sarebbe neanche bisogno di darle queste notizie, perché in realtà non sono notizie, avvenendo tutti i giorni in continuazione e non spostando poi la realtà effettiva del consumo e dell'offerta e della domanda della droga, potrebbero anche far meno ridarcele, perché sono, magari le danno per darci l'impressione di essere molto attivi e così di risolvere il problema. 19 arresti a Bosco Reale, nella Scampia Vesuviana. Per il procuratore Marino, procuratore della Repubblica di Torre Annunziata facente funzioni, Raffaele Marino, c'è una frenetica e continua attività di spaccio in tutte le ore del giorno all'interno del quartiere, un vero e proprio mercato rionale della droga, e questo anche si sapeva, e il procuratore Marino, io sono felice che se ne sia accorto, perché è cosa che tutti sappiamo, nell'indagine che ha portato a 19 arresti nella cosiddetta Scampia Vesuviana in via Sette Termini, nel rione Piano Napoli di Bosco Reale, è emersa appunto una frenetica e continua attività di spaccio. E grazie dell'informazione, veramente non lo sapevamo. Marino sottolinea che da anni gli isolati che si affacciano sulla famigerata via Sette Termini rappresentano la base strategica ed operativa di gruppi più o meno organizzati che, asservendo al crimine una porzione del territorio, hanno fatto di quel territorio una zona senza legge, nella quale con continui ricambi generazionali si assicura con servizio 24 ore su 24 il rifornimento di stupefacenti e tossicodipendenti dell'area vesuviana e non solo. E qui vediamo proprio come attraverso proprio il denaro del narcotraffico, attraverso il denaro che al narcotraffico garantiscono le leggi sul proibizionismo, perché così è, abbiamo delle intere zone che sono sottratte alla legge, alla legalità e che campano proprio gestite dalla malavita. E che si ingrassano con le leggi proibizioniste e col traffico di droghe illegali. Ci sono i pusher, le vedete, tutte storie che noi ci voglio dire, che scriverle veramente, magari scriverle negli anni 60 poteva essere una cosa nuova perché nessuno l'aveva scritta se non magari in qualche romanzo. Però adesso veramente fare degli articoli in cui si racconta che accanto al pusher vi sono quasi sempre due o più vedette e segnalatori cui spetta filtrare i veicoli in entrata nei quartieri, è veramente raccontarci che i cani mangiano le ossa, oppure che appunto delle cose veramente scontate, perché ormai lo sanno tutti, sappiamo benissimo tutti perché succede e come funziona, però evidentemente questo non ci basta per cambiare un attimo visione o strategia. Si continua con Trento, maxi operazione carabinieri in provincia di Trento, 8 arresti, Borgo Valsucana, qui si parla di 6 marocchini, un tunisino, un italiano,
accusati di aver spacciato a giovani della Valsugana grossi quantitativi di hashish e cocaina. Nel corso delle indagini, questi grossi quantitativi si sono risolti in 170 grammi di cocaina e 65 grammi di hashish sequestrati, che insomma sono grossi, ma diciamo fino a un certo punto, come si diceva anche prima. Andando ancora avanti, droga fra gli attrezzi per l'orto, col compost anche un fucile. E dunque, questo cosa è successo? Qui, davanti al cimitero del paese, siamo a Veduggio, nella Besana Brianza, una pattuglia dei militari ha visto una Fiat multipla parcheggiata nell'area di sosta del Camposanto. Gli uomini dell'arma non hanno rallentato e hanno riconosciuto una persona già nota, fermato già il gennaio scorso perché trovato in possesso di un fucile a pompa calibro 12. L'uomo ha tentato una fuga nei campi circostanti, inseguito a piedi e bloccato. Nell'auto i carabinieri avevano scoperto 15 grammi di cocaina custodita in un sacchetto di cellophane e quindi sono andati a fugargli in casa e nella sua casa di campagna. Fra attrezzi del giardino e materiali per l'orto hanno sequestrato 2 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento, persino diversi sacchetti biodegradabili. Faceva confezioni per la droga e le chiudeva saldandole, vabbè, sono le classiche confezioncine per il pezzo di cocaina che si fa con le buste di plastica, ed avendo lui disponibilità di quelle biodegradabili, evidentemente con quelle le ha fatte, ma non è che ci sia, sì, casomai sicuramente i militari hanno inoltre trovato un fucile Flobert calibro 9 e 10 cartucce, però alla fine detenzione illegale d'arma da fuoco, ed è questo è vero, però quello che hanno trovato sono 15 grammi di cocaina e 2 grammi di marijuana, il che poi potrebbe essere benissimo per uso personale, perché non è questa quantità poi così enorme o così spaventosa. Poi si passa a Padova e qui finalmente abbiamo una, per gli ultimi due minuti, abbiamo una notizia fra virgolette politica, cioè non è una notizia di un sequestro, non è una notizia di un'operazione di polizia, ma è Zannonato, torna sceriffo, maxi multa a chi si droga. Padova riesuma l'ordinanza delle polemiche, ora si può, i vigili tornano per le strade, 500 euro a chi fuma uno spinello. Dopo quasi un anno e mezzo torna a Padova l'ordinanza antidroga e così in un certo senso il sindaco democratico della città del Santo Flavio Zannonato torna a indossare i panni dello sceriffo. E quindi attenzione, perché d'ora in poi, oltre all'arresto, perché qua comunque non è che con 500 euro di multa te la cavi, in ogni caso c'è una segnalazione, oltre all'arresto, se viene sorpreso a comprare o a consumare sostanze stupefacenti a Padova, rischi di prendersi 500 euro di multa, come è già successo a 200 persone che hanno colpito soprattutto tossicodipendenti cronici. E complimenti, perché i tossicodipendenti cronici, poveretti, sono persone che hanno una sindrome, hanno una malattia, che dovrebbero essere aiutati a uscirne, e non certo multati, sarebbe come multare un diabetico o un malato di una qualunque altra malattia, cioè è veramente un assurdo che debba essere multato se semplicemente esplicita le attività che sono dovute alla sua malattia specifica. Eppure si vantano anche del fatto che la maggior parte di coloro che hanno avuto le sanzioni erano tossicodipendenti cronici. C'è anche un'altra notizia di oggi, che ora non la, perché di ieri molto chiaramente, di stamattina, ora non la trovo fra le agenzie, ma purtroppo è uscita la notizia che il Consiglio dei Ministri ha messo in dubbio la legge della Liguria sulla cannabis terapeutica, cioè l'ha impugnata, si dice, e però ancora aspettiamo di vedere esattamente per quali motivi è avvenuta questa impugnazione, perché ancora non è ben chiaro in che cosa si parla di specificamente la parte che riguarda le preparazioni galeniche e la vendita in farmacia, si dice che è in conflitto con una normativa più generale sulla salute pubblica, però devo dire che detta così è una cosa che ancora non è ben comprensibile, bisognerà aspettare di leggere con molta chiarezza quali sono le motivazioni di questa impugnazione di questa legge, la seconda italiana dopo quella toscana, alla quale poi è seguita la terza, quella del Friuli Venezia Giulia. Se avete da farmi qualche altra domanda, io non ne sto leggendo, a parte quella di Gianni sul cane, però no, devo dire non ne leggo altre. Siamo alle 21.39, vediamo un po', il giornale di Calabria, droga, sgominato un'organizzazione internazionale, questa già l'abbiamo vista, è sempre quella di cui si parlava prima, che è la White Beach e Miseria e Nobiltà. E poi c'è un'ultima notizia, sempre dalla
parola droga, il cioccolato crea dipendenza come la droga, e anche qui abbiamo l'esempio di un altro articolo che non è su un arresto, un'operazione di polizia, ma è sull'analisi, diciamo, anche un po' leggera, perché alla fine non è una cosa molto. Però comunque un gruppo di ricercatori si riferisce ad una ricerca di un gruppo di ricercatori dell'Università del Michigan. I meccanismi che portano a un consumo compulsivo di questo alimento, la cioccolata, sarebbero analoghi a quelli che conducono alla tossicodipendenza. E naturalmente, perché anche la cioccolata contiene una sostanza che io adesso, molto probabilmente, se la dico sbaglio e non dico la cosa esatta, però contengono una sostanza che è stupefacente. E quindi sappiamo tutti che quando si mangia il cioccolato c'è un effetto anche, non soltanto l'effetto del gusto appagato, ma c'è anche un effetto droga, e questa ricerca appunto lo conferma e ne dà in qualche modo conto. E Nutella, sì, esatto, Nutella. E quindi 21:40, io in perfetto orario, del che sono molto contenta. Spero di avervi interessato un minimo con queste notizie, dato un po' alla rinfusa questa volta. E vi saluto dalla mia terrazza. Arrivederci alla prossima puntata di Leggero Euforia.